Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma Gesù, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. E come si fa a spiegare un Vangelo così profondo? Ogni volta che lo leggiamo, e non è la prima volta, vero, che lo sentiamo, ogni volta ci provoca e ogni volta è nuovo, ogni volta ti sentiamo a disagio? Eh sì, perché entra in profondità. Allora ci mettiamo proprio come i discepoli, insieme con Gesù. Come allora, E ci lasciamo accompagnare. Gesù riprende i suoi discepoli di tutti i tempi. Non facciamo mai più lo sbaglio di pensare che il Vangelo sia una storiella e che ci stiamo raccontando i fatterelli di cronaca di quel passato là. Ci siamo dentro anche noi. E allora Gesù ci prende tutti e ci porta lontano. Pensate che Cesarea di Filippo era proprio al confine più confine. Gesù li porta via, li porta fuori. Va a far con loro un ritiro spirituale. Capite cosa vuol dire, no? C'è bisogno di fare un po' di verifica. Ne abbiamo bisogno tutti, Adesso vuol verificare i suoi discepoli. Perché? Da tanto tempo sono per strada. Guardate che questa è una parola chiave del Vangelo, San Marco, ormai l'abbiamo imparato, non butta niente lì per caso. Per strada, vi ricordate la parabola che Gesù ha raccontato un giorno e dice che il seminatore uscì a seminare e getta la buona semente, che è la parola di Dio, Ma questa semente cadde su vari terreni. Primo terreno qual è? Strada. E che cosa succede? Avviene che gli uccelli del cielo, non c'è poesia, gli uccelli non sono poetici come per noi, per loro gli uccelli rappresentano chi rapisce, il demonio, il divisore. Gli uccelli beccano quella semente che è là per la strada.
Allora Gesù li porta veramente a fare un ritiro per verificare se la sua parola ha fecondato, è entrata nella vita di questi suoi discepoli. E fa una domanda. Le domande, che bello! Gli viene in mente qualche cosa. Gesù educa attraverso le domande, come il bambino. Dai, vi ricordate i bambini? Perché? 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 È pieno di domande il bambino. Oppure, anche come l'innamorato. Voi siete innamorati, vero? Sì, voi ve ne intendete di queste cose. M'è avuto ben. Ma quante volte gliel'avete chiesto? Quante volte glielo chiedete da innamorati? Mi vuoi bene? E sapete che è una domanda buttata lì, insomma. Perché sapete già la risposta. Però gli innamorati hanno bisogno di dirselo, di ripeterlo. Ricordate domenica scorsa? Eravamo arrivati domenica scorsa col sordo muto a parlare del Dio del bacio. Quando Gesù tocca la sua lingua, tocca la lingua dell'altro, ricordate? E dicevamo, no che schifo, perché non c'è niente di buttato lì nel Vangelo. Ci stava parlando domenica scorsa di un Gesù che vuole veramente un rapporto, un bacio, vuole portarci a un incontro, a una relazione. Non è un Dio attaccato via, il Dio delle idee, no, è un Dio della relazione, del bacio, dell'innamorato. Eccolo qua di nuovo, ecco la domanda allora, vuol vedere Gesù se i suoi discepoli stanno maturando un'esperienza profonda di un Dio della relazione e del bacio. E allora la gente, chi dice che io sia? E la risposta deludente. Mamma mia, che delusione. Qualcheduno dice che tu sei Giovanni Battista, bello. Qualcheduno Elia, bello. Un profeta, bello. Che delusione. Ve lo traduco. Sei vecchio. Non c'è niente di nuovo in te. Ma quanti cristiani vivono così? Dio, ma va là. Che nove calde? Oh, non c'è niente di nuovo. E che stanchi che siamo nel nostro vivere, il rapporto con Dio. No, l'è sempre di quella. La messa, ma va là, l'è sempre di quella. E avanti, no? Non abbiamo ancora intessuto una relazione vera, autentica, profonda, del bacio. Un Dio distaccato, questo crediamo, un Dio delle idee, che potrebbe essere un Dio musulmano o un Dio, il Dio della relazione, ci vuole così Gesù. Allora Gesù, proprio sentendo questo, così questa risposta, questa delusione, adesso affonda il colpo. Notate che comincia con una avversativa. Ma voi, chi dite che io sia? Ma, dai, ditemi qualche cosa di vostro, Non è sufficiente questa opinione pubblica, dai, andate dentro. È un Dio che deve essere incontrato personalmente. E la risposta se la dà Pietro. Notate, tre volte è chiamato Pietro in questo brano qua. Ormai l'abbiamo imparato anche questo, vero? Sapete che nel Vangelo Pietro è chiamato o Pietro o Simone. Quando è chiamato Pietro drizziamo sempre le orecchie, perché vuol dire teston, pietra, testa dura. Qua tre volte è chiamato Pietro, testa dura. E quindi la risposta che dà, che sembra bella, tu sei il Messia, che vuol dire tu sei colui che stiamo aspettando, perché ti metti davanti a noi come il condottiero, la spada in mano, e sconfigga i nostri nemici, che erano i romani per loro, no? Ha questa immagine Pietro,
ce l'abbiamo anche noi tante volte, no? Un Dio che sconfigga tutti i nemici, che Dio stia dalla nostra parte perché abbiamo tanti avversari e quindi... Povero Pietro, poveri noi, che immagine di Dio abbiamo? Tanto è vero che Gesù dice, Pietro, lo sgridò, Pietro, non dirlo a nessuno, non dite a nessuno queste cose qua. Se fosse stata giusta l'affermazione di Pietro, avrebbe detto andate a dirlo a tutti quanti, ma devono fare veramente esperienza. Allora, chi pensa Gesù adesso? Visto che l'opinione pubblica, visto che i suoi discepoli, no, hanno sbagliato mira, allora, sentitelo, cominciò ad insegnare loro apertamente. Comincia Gesù a riprendere il discorso e dice, vi do appuntamento sotto la croce, vi do appuntamento con la brocca in mano, la lavanda dei piedi, vi do appuntamento alla Pasqua, perché è lì che si capisce veramente chi è il Dio Gesù. Avete capito, discepoli? Avete capito, apostoli? Gesù riprende ad insegnare, visto che finora hanno capito poco. Gesù ancora lancia la parola, insegna la parola. Avranno capito adesso? Sia là. Subito dopo, Pietro, è furbo Pietro, è intelligente Pietro, e dice, Gesù, ti stai sbagliando? Gesù, no, caro, sgrida Gesù, Pietro, pensatevi un po'. Vuol mettersi davanti a Gesù, Pietro, E gli dice, no, caro Gesù, Queste cose, no, non le dirai mai. Allora Gesù di nuovo riprende con calma tutta la situazione in mano, ridà ancora la possibilità a tutti i Pietri e a tutti i suoi discepoli di rimettersi veramente dietro di lui. E dice quell'affermazione che conosciamo tutti quanti, no? Pietro, vade retro, Satana, vade retro, no, l'abbiamo sentita, Che vuol dire? Pietro, non sei davanti a me, non puoi metterti davanti a me, non sei tu che mi fai la strada, vade retro, mettiti dietro di me, altrimenti sbagli strada. Povero Pietro, poveri Pietri, Quando ci mettiamo davanti a Gesù, e lo facciamo molto spesso, vogliamo che Dio faccia come noi intendiamo, e non ci mettiamo a seguirlo veramente, a conoscerlo veramente, è ancora quel discorso della parabola di prima, no? Gli uccellini che la parola di Dio seminata la beccano e la portano via, è il Satana che è dentro di noi che distrugge la parola di Dio. E allora, convocata di nuovo la folla, ci pensa Gesù a spiegare che cosa vuol dire mettersi dietro. E dice, chi vuol venire dietro di me, primo, rinneghi se stesso, secondo, prenda la sua croce, terzo, mi segua. Questo vuol dire mettersi dietro a Gesù. Rinneghi se stesso, basta, finitela di pensare solo a voi stessi. Questo rinnegare vuol dire impostare la vita in modo differente. Quanto siamo pieni di noi stessi, quanto siamo pieni dei nostri egoismi, delle nostre apparenze, rinnega sta roba qua, no, prendi la croce. Sapete cosa vuol dire prendere la croce, vero? Apri le braccia, comincia a donare la tua vita, perché finché ti chiudi in te stesso, finché non prendi il modo che è lo stile del Vangelo, non vai avanti, sei un Satana. E quindi seguimi, e seguire vuol dire il Vangelo, prendilo sul serio, vivilo fino in fondo. Mi è venuto in mente, mentre leggevo questo Vangelo, un episodio, scusate se ve lo racconto, ma l'ho già scritto sul giornalino, ma è talmente semplice e bello, ma non lo dico per farmi bello.
Una mattina ero qua in chiesa, è arrivato un bambino con una nonna, benedette le nonne che le porta i butini in chiesa, eh? Credo che fosse stata la prima volta che è venuto in chiesa, un bambinetto, 4-5 anni. E comincia, sapete, i bambini, no? E lì davanti, proprio lì, ha guardato verso il crocifisso e lo ha indicato e ha detto: chi è quello lì? Ripeto, secondo me è la prima volta che veniva in chiesa. E lo chiedeva chiaramente a me, la nonna era lontana, no? Le domande dei bambini. E in poche battute dovevo proprio risolvere quella domanda importantissima, eh? Mi sono inginocchiato, ho preso la manina di questo bambino, l'ho guardato negli occhi e tutti e due poi abbiamo alzato gli occhi verso quell'immagine, no? Il crocifisso, e ho detto: quello è Gesù, è colui che fa felice la mia vita, gli voglio bene. Non sono stato io a parlare lì, è stata un'intuizione, no? Una fortissima intuizione dello spirito. Che cosa potevo dire a un bambino? Dovevo dirgli tutta la nostra fede, la mia, la nostra fede, in una battuta affettiva. Ed è questa che credo sia così troppo importante. La nostra fede o la trasmettiamo con questa carica affettiva, oppure le nuove generazioni non troveranno Gesù. Ed è quello che Gesù ha tentato di fare con i suoi discepoli. E oh, si incontra il Dio del bacio, il Dio della relazione profonda, e lo rincontriamo noi, oppure muore insieme con noi. Diventerà un Dio, sì, un Dio della teologia, ma vi auguro di fare esperienza di questo Dio. Buon cammino a tutte e a tutti.